Sì, questa sera abbiamo la 23esima edizione del Matrimonio di Maria de Nguyen, organizzato dall'Associazione Culturale Maria de Nguyen, che tra l'altro oggi festeggia i 25 anni della sua storia. Questi eventi di rievocazione storica, tra l'altro quest'anno con la direzione artistica di Archita Festival e la collaborazione di diverse associazioni del territorio, vedono un network, una rete di associazioni che si muovono qui nel centro storico per la rigenerazione sociale e per portare la cultura e la storia al centro della promozione turistica del nostro territorio. Il progetto infatti è inserito all'interno del Taranto Grand Tour, questo progetto di accoglienza turistica integrata che ha visto già un'anteprima nei mesi di dicembre e che ripartirà poi a luglio-agosto e che vede questo matrimonio, questo sodalizio con l'associazione de Nguyen proprio oggi, con l'organizzazione di un evento di rievocazione storica diffuso che parte alle 18.30 da Via Duomo e che si sviluppa in tutto il centro storico con concerti, rievocazioni storiche, spettacoli di teatro, spettacoli di giocoleria, di fakirismo e insomma tantissime iniziative che uniscono la tradizione alla rievocazione e la rievocazione alla tradizione. Ora lo principe di Taranto, Raimondo Orsini del Balzo e la di lui consorte Maria de Nguyen di Brienne, comitissa di Leuci, contra Ladislaus, re di Napoli. Maria fu sposa di Raimondo Orsini, guerriero potentissimo, appena diciottenne, nel 1399, aiutandolo a rendere ricco e potente il feudo e donandogli 4 figli. Alla morte prematura di Raimondo, nel gennaio del 1406, Maria nasconde la notizia per prepararsi militarmente alla difesa dagli attacchi di Ladislao. Le forze napoletane in campo, 5 galee, 3 grosse navi, 7.000 cavalieri e numerosi fanti. A difendere Taranto, un pugno di uomini incitati dalla bella principessa vestita d'armatura. Al comando di 500 cavalieri del contado di Lecce, entrava in città attraversando le file nemiche. Cominciava così l'assedio. Molti volevano persuadere il re a desistere e tornare a Napoli. Invece Ladislao, su consiglio di Gentile di Monterano, offre a Maria il titolo di regina. Lei accetta di sposare il re. In cambio dell'anello nuziale, lei, in armi, gli consegna le chiavi della città. Il 23 aprile del 1407, nella cappella di San Leonardo, nei pressi del castello, fu celebrato il matrimonio. Dopo un mese di festeggiamenti, Maria partì per Napoli, dove visse relegata in Castelnuovo con i figli fino alla morte di Ladislao nel 1414. Sarà liberata definitivamente da Giacomo di Borbone, conte di Lamarck, e dopo aver sistemato i figli tornerà a governare Lecce, dove morirà nel 1446. Dame e cavalieri, nobilitate et volgo, tutti volti a mirar l'antico corteggio.